parliamo di edilizia scolastica, riaprono i cantieri per la ristrutturazione e riqualificazione di alcune scuole altoatesine. Recentemente l'assessore provinciale competente Massimo Bessone ha effettuato un sopralluogo alle ITI Galileo Galilei di Bolzano proprio per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Vediamo. Prosegue l'attività dei cantieri a Bolzano Merano e Vadena, sempre in totale sicurezza nel pieno rispetto delle norme anticontagio coronavirus. Certo, era importante ripartire, lo dovevamo fare, lo dovevamo alla gente, lo volevamo fare in sicurezza e così ci siamo subito concentrati sulla scuola, che per noi è sempre molto importante perché ci studiano i nostri figli, i nostri ragazzi, il nostro futuro, devono poter studiare in sicurezza e nel migliore dei modi. In via Cadorna continuano gli interventi di sistemazione presso l'edificio scolastico ITI Galileo Galilei, prevista la ristrutturazione delle officine al piano terra e la realizzazione di nuove classi. Allora, questo progetto prevede l'ampliamento della scuola Galileo Galilei, verranno realizzate 5 nuove aule, 5 grandi nuove aule modulabili, un totale di 1500 metri quadri di ampliamento fra spazi tecnici, servizi e appunto aule. Purtroppo per via dell'emergenza la consegna è slittata di un paio di mesi, quindi si passa da settembre a dicembre. Riapertura anche per il cantiere presso la scuola professionale per il commercio, l'artigianato e l'industria Luis Zueg a Merano. Sono in procinto di essere avviati i lavori per l'intervento di recupero dei piani superiori e adeguamento antincendio dell'edificio ex Böhler per la sistemazione della scuola professionale alberghiera Riz. Per le scuole si fa molto, ma è giusto, lo dicevamo prima, perché sono una parte fondamentale dei nostri investimenti. Noi cerchiamo di dare soldi indifferentemente a tutto il territorio e anche a tutti e tre i gruppi linguistici, perciò italiani, tedeschi e ladini, noi vediamo di investire molto nelle scuole. E noi